dice, ma lei che sta facendo? Sta sbagliando. Perché io si sposto, va più avanti e trova un operatore deve dei rifiuti, lo depone lì, che poi c'è qualcuno che lo prende, lo porta in destinazione esatta, no? Esatto. E solo probabilmente viene identificato, viene stimolato, oppure viene quella vergogna che ha fatto il numero più, che sa che viene e lo porta. Se io lo vedo, mi rimasto diritto, oppure la circostanza, in queste carte, in casi più pratici e più, diciamo, frequenti, capita che volte anche dare un errore, questo può portare al senso di educazione. Per esempio, se un cittadino viene fermato dalla strada, che ragazzi oggi vengono solo di uno sulla strada, che non pensa di tutta la comunità, e vedo le forze dell'ordine cattivi perché ma non è questo, questa è una sciocchezza, non lo deve tenere in considerazione. Se noi proprio in quella circostanza si prende la contrazione, quindi diciamo oggi come faccio questo, oggi faccio questo, oggi non la faccio, però la prossima volta la faccio. Il cittadino oppure il ragazzo, io sempre così faccio, sono dei ragazzi giovani, quindi devono comprendere anche il buon funzionamento dell'istituzione, perché io non è che sono delle forze speciali, un ragazzo ha commesso una petizione, sanzionare, no, io tra l'altro io cerco di giocare, non lo fai più perché tu hai bravo, una persona che c'è la strada e questa volta hai questo effetto, ma forse lo fai io, ma io penso che ragazzi, io esperienza diretta, che è un sempre più semplice, e questo è qui da volte usare i mezzi drastici. Sono contro l'educazione principale, anche questo altro, anche questo perché se un ragazzo ha sbagliato, bisogna farlo capire in maniera più il maresciallo gli sta ricordando un concetto importante, l'uso della, come dire, della funzione pubblica come strumento di prevenzione piuttosto che di repressione. La repressione non è che produce grandi effetti. È soltanto l'ultimo dei rimedi che va attuato quando non c'è altra possibilità di intervento, ma una prevenzione, una educazione, una formazione che si pratica non solo a scuola, ma come ci dice il maresciallo dei carabinieri, è una tecnica di ingaggio con il cittadino che è praticata anche dall'arma dei carabinieri, appunto qualcosa che ci fa veramente piacere. Poi voi giovani, voi dovete avere fiducia nell'istituzione. L'istituzione sono a vostra utenza, voi dovete essere sempre vicino all'istituzione, voi dovete sempre collaborare con l'istituzione, perché solo così noi possiamo prevenire tanti reati, tanti problemi, sulla droga, dai comportamenti contrari, basta. Va bene. Grazie. Di avermi ascoltato, spero che sia stato all'altezza di farvi comprendere anche quello che ho detto. Io ho detto curioso, ho anche un po' di imbarazzo che tu queste bravi insegnanti che sono con un po' di associazione. Io ringrazio il maresciallo per essere stato con noi oggi e per aver speso il proficuo a questa giornata in maniera veramente positiva. Preside Carlo Magno, una bella lezione di educazione civica curata dalla sua persona, dagli altri professori e anche dal maresciallo Caputo, comandante della stazione dei carabinieri di Lauria.
Sì, è un'attività che avevamo previsto nelle settimane scorse, sollecitati anche dall'ufficio scolastico regionale che ci invitava a mettere in atto delle forme di collaborazione con l'Arma dei Carabinieri per veicolare ai nostri studenti messaggi relativamente a ciò che afferisce al comportamento e alla cittadinanza. E abbiamo trascorso un'oretta insieme ai nostri ragazzi, abbiamo affrontato diversi problemi, diversi temi, dal comportamento in senso squisitamente scolastico al problema del bullismo, al problema delle dipendenze, al problema anche dell'uso corretto dei social. Ecco, abbiamo trascorso un'oretta dove i ragazzi sono stati ben lieti di ascoltare le parole del rappresentante delle forze dell'ordine e abbiamo quindi affrontato questi temi con grande interesse e grande partecipazione da parte degli studenti. Preside, ci sono punti di crisi? Sicuramente sì, perché insomma in generale, no, avere scolaresche così numerose, comunque i ragazzi sono portatori sani di tante vitalità, ma sappiamo che età è quella dell'adolescenza. Ecco, senza scendere ovviamente nei dettagli, perché credo che non si potrebbe nemmeno fare, ecco, parlando nello specifico della scuola media Giovanni XXIII, lei cosa riscontra? Dal mio osservatorio mi vengono talvolta messe all'attenzione appunto delle situazioni che riguardano fenomeni di, non direi di bullismo, semplicemente episodi dove la relazione tra gli studenti a volte è difficile, ma si interviene prontamente con la possibilità che offrono gli insegnanti di esercitare una vigilanza e un ascolto continuo degli studenti e in questa maniera fronteggiamo quegli episodi che eventualmente non fronteggiati potrebbero degenerare. Per il resto, per ciò che riguarda invece la questione delle dipendenze, la nostra azione di stamattina aveva una funzione assolutamente preventiva, non registriamo questo genere di problema e semplicemente abbiamo voluto essere un pochino più incisivi sul piano del comportamento, che sebbene non desti alcun genere di allarme, siccome si tratta di ragazzi dell'ultimo anno di scuola che l'anno prossimo saranno iscritti a scuole superiori, quindi interagiranno con una fascia d'età decisamente più ampia, che andrà dai 15 ai 19 anche ai 20 anni, ecco, abbiamo voluto sin da oggi sensibilizzare sul piano del comportamento, invitandoli a essere responsabili e a diventare cittadini responsabili sin da subito. Ecco, preside, i genitori sono un po' la croce delizia della sua categoria e anche questo tipo di incontro molto importante, ecco, come è stato veicolato, si immagina anche un coinvolgimento degli stessi genitori, che poi sono l'altra gamba del ragionamento. Con i genitori abbiamo avviato un discorso che è legato essenzialmente ad una forma di collaborazione con la scuola, con il patto di corresponsabilità e con gli incontri presso gli organi collegiali che si tengono con i genitori, si cerca e si mantiene viva questa collaborazione, questa sinergia tra scuola e famiglia, affinché si parli lo stesso linguaggio, affinché il ragazzo, la ragazza, i nostri alunni sentano, ascoltino a scuola e in famiglia messaggi dello stesso tenore, affinché non restino disorientati di fronte alla necessità di fronteggiare anche da piccoli problematiche relative appunto al comportamento, relativo all'uso dei social, relativi a fenomeni che potrebbero essere motivo di difficoltà per loro e per le famiglie.
Ecco, in conclusione un dettaglio, ma non è proprio un dettaglio, una via di mezzo tra una curiosità e una domanda seria. Lei parlava di social, i telefonini, abbiamo letto un po' sulle testate nazionali, un po' queste dispute che vi sono nelle scuole, cioè se far portare i telefonini nelle aule, depositarli prima delle lezioni. Ecco, la scuola media Giovanni XXIII come si comporta da questo punto di vista? Allora, sin da un paio d'anni abbiamo adottato una forma di controllo che è la seguente: i nostri ragazzi depositano i telefonini in una scatola che viene conservata in classe sotto la vigilanza dei docenti e dei collaboratori scolastici. Tuttavia, laddove ricorrano le condizioni perché si faccia una didattica che in cui si utilizzino i dispositivi, noi, i nostri telefonini, i loro telefonini sono rimessi a disposizione dei ragazzi per impiegarli in una modalità che è funzionale a quel momento della lezione, che può essere una modalità di fruizione dei contenuti di internet, che può essere una modalità di interazione con il docente, ad esempio risposta ad un questionario per comprendere se la comprensione della lezione è avvenuta, o in genere anche di un'attività di valutazione vera e propria effettuata con mezzi e dispositivi tecnologici. Sebbene anche la scuola sia in possesso di dispositivi di classe 2.0 con tablet o mini PC che sono ormai con grande disponibilità nella scuola, riteniamo che un uso corretto dei telefonini come dispositivo, e strumento didattico debba essere in qualche maniera pure favorito, per non demonizzarlo e per semplicemente riportare il dispositivo nella dimensione che gli appartiene, cioè quello di uno strumento che può essere, se correttamente utilizzato, impiegato in ogni settore, in ogni ambito delle umane attività, compresa quella didattica.